Scusa Livia, adesso puoi rispondere alle loro domande. Voglio ricordarti solo questa cosa della Giglia Tedesco, perché vorrei che si... Allora diceva, concludeva il suo libro dicendo: ho imparato tre cose, che il noi è più importante dell'io, che bisogna guardare al futuro, alle cose che bisogna fare, che le donne debbono sempre partire dalla propria esperienza, dalla propria individualità e non fermarsi a questo. Fai vedere questo. Allora, diciamo, alla luce di questo insegnamento, poi sai, c'è una... non l'ha mai letto, è una lettura d'obbligo. Ecco, se vuoi rispondere a questa, diciamo, se possono essere queste parole d'ordine. Beh, assolutamente sì, a parte che mi riconosco in quello che ha detto Lalla, ma assolutamente sì. In particolare, ecco, Lalla giustamente ha detto, intanto l'inadeguatezza, ve prego. Abbiamo combattuto, io ho combattuto tutta la mia vita contro il senso di inadeguatezza. Sì, no, anch'io, quello babà. Perché questo poi te frega, quindi no. Ecco. Ecco, no, ma dovete combatterlo. A volte viene anche dalle donne stesse, che quando non si riconoscono fra loro. Certo. Quindi capisco il sentimento della giovane, che se non trova un corrispettivo esterno, specialmente dalle donne, questo viene indotto un sentimento di inadeguatezza, che si limita a dire tanto cara e tanto brava in privato, ma difficilmente lo trova poi nel pubblico. È così? No, diciamo, qui aveva un significato diverso, perché c'era un'emozione rispetto a chi la storia la fa, però sì. No. Anche accettate la competizione tra donne. Quindi uomini fanno così, sapete, del potere, si fanno la guerra, ma se dopo fanno i patti poi. Ecco, no, vorrei dirvi, fanno i patti per il potere. Le donne no, si ammazzano l'una l'altra. Questo non può andare avanti. Non so se sia ancora la parola. Comunque io credo che per vincere il senso di inadeguatezza, lo riprendo perché soprattutto per la nostra generazione di donne, il tema è stato vincere il senso di inadeguatezza. Cioè in quel partito che amavamo molto, perché io quando parlo del PC parlo di un partito che ho molto amato, posso dirlo? Ecco, ed era il partito in cui, per usare un'espressione di Adriana Seroni, oi bimbe! Il PC, i nostri uomini sono la parte migliore della società italiana, ma sempre parte della società italiana. Siccome la società italiana è profondamente maschilista, che vi stupite che siano maschilisti, il problema è come combattere questo maschilismo. Allora, uno dei modi per combattere il maschilismo e quel senso di inadeguatezza che era molto proprio della nostra generazione, è stato importantissimo il gioco di squadra. Cioè, quello, il bello della militanza politica che ho vissuto è che intanto quella straordinaria politica popolare, che io credo sia la cosa che bisogna far rinascere. E siccome sento, giustamente si parla molto di leadership femminile, io sono una di quelle che pensa che la leadership femminile sia sì occupare i posti di potere, ma no, limitiamoci a questo, che bisogna avere l'ambizione che ha sempre contraddistinto le donne, che è quello di cambiare la politica, tanto più in questo momento, partito assolutamente, tanto più nel momento in cui c'è un distacco così forte, quando hai un astensionismo così alto, e questo è l'elemento che va aggredito. E allora non c'è dubbio che per aggredire questa politica, per aggredire questo distacco, devi costruire un legame tra la politica e la vita delle persone. In che modo? Come? Io non vi dico di fare come abbiamo fatto noi, dico però che noi l'abbiamo vissuto, abbiamo visto che era efficace e che era straordinariamente bello da vivere, certamente faticoso, ma bello da vivere. Quindi
credo che sia vostro compito, cioè la leadership femminile secondo me si deve misurare nella capacità di ricostruire una politica popolare, di costruire il legame tra la politica e la vita delle persone. Quindi secondo me questo dovrebbe essere il vostro cimento. Per fare questo però conta molto la pratica politica e non c'è dubbio che la pratica politica della relazione tra donne è quella che ti consente di vincere il tuo senso di inadeguatezza, di prendere la parola, così no, noi facevamo. Dicevamo adesso al Comitato Federale deve intervenire adesso sempre qualcuno. Questa volta parlate tu. Si davamo questi compiti. E se qualcuno non voleva l'aiutavi anche. E se qualcuno non voleva l'aiutavi anche. E questa era la pratica. È una pratica che ti consentiva poi di prendere la parola, di essere autorevole. Perché il tema è l'autorevolezza. E l'autorevolezza la costruisci, secondo me, attraverso un reciproco riconoscimento tra donne, cosa che oggi può sembrare, capisco che insomma, per alcuni potrà sembrare anche cose vecchie del passato, ma io credo che sia la strada vincente, quella di costruire una reciproca fiducia, una reciproca condivisione, un reciproco darsi valore. Perché questo ti consente di esercitare l'autorevolezza, perché il punto della politica è esercitare l'autorevolezza, è essere presi sul serio, perché troppe volte gli uomini non ti prendono sul serio, perché noi siamo il paese che ha tutte le leggi più belle del mondo e si trova con gli asili nido così arretrati, legge del 1970, oppure si trova con il welfare così sgangherato, con la disparità salariale. Non mi dite che bisogna fare nuove leggi, bisogna costruire le politiche. Questo è un altro punto rispetto al quale, per esempio, incidere in un paese, pretendere che quelle che vengono considerate le questioni sociali delle donne siano le questioni centrali dell'agenda politica. E questo è un compito vostro, della vostra generazione, cioè la vostra generazione deve essere quella che ricostruisce il rapporto tra la politica e la vita delle persone, quindi ricostruisce una politica popolare, ed è la generazione che impone un'agenda politica che sia coerente coi tempi, non che si dice c'è il gender, il gap, la disparità, le donne sono arretrate, siamo ultime nel mondo. E poi dopo, quando si tratta di fare le scelte politiche, non ne tieni conto. Questo è il punto su cui bisogna incidere, perché se hai le leggi, ma le leggi non hanno le risorse, se le leggi poi non diventano vere politiche, quindi io credo questo.